Un caloroso saluto da Graziano e Stefano del ristorante Tivoli di Cortina. Oggi prepariamo un tartufo gelato, ma un tartufo un po' particolare. Intanto come gelato utilizzeremo della purea di zucca aromatizzata con un po' di vaniglia, chiaramente aggiustata con lo zucchero, e viene confezionato con questa purea di zucca questo gelato veramente particolare. Per questa ricetta serve anche l'amaretto sbriciolato e leggermente frullato e un rum di qualità. Abbiamo scelto il Caroni perché è un rum veramente giusto per appassionati. Per finire la ricetta, per dare l'equilibrio finale, serve anche dell'ananas caramellato. Allora procediamo intanto con caramellare l'ananas. Padella calda, questo è già il caramello preparato con l'acqua e lo zucchero. Nel frattempo Stefano sta preparando la base del tartufo, quindi dà la forma a questo gelato di zucca e vaniglia. È molto semplice come esecuzione, ma anche curioso come effetto finale. Viene cosparso di questo amaretto sbriciolato. All'interno viene praticato poi un foro, un piccolo spazio, dove viene versato il rum, che dà quel piacevole contrasto di calore e anche bello proprio deciso rispetto al gelato freddo. Ecco, poi viene chiuso con un po' di maquillage questo tartufo e avvolto, cosparso di questo dell'amaretto sbriciolato e leggermente frullato. Ecco, l'ananas è pronto. Adesso Stefano va a impiattare. È molto semplice, ma veramente piace. Chiaramente ha la sua componente alcolica, quindi magari non è adatto per i bambini. E il tartufo di zucca con rum Caroni, vaniglia e ananas caramellato è pronto. Un caloroso saluto da Stefano e Graziano del ristorante Tivoli di Cortina.